Bentornati a Tempo di Borsa. Settimana altalenante tra rally e pesanti ritracciamenti per Piazza Affari, condizionata in apertura di ottava dal peso di circa 2 punti percentuali dello stacco dividendi di importanti società come Eni, Generali, Intesa San Paolo ed Unicredit. E sul finire di ottava invece maglia nera per le pesantissime vendite causate dal crollo della borsa di Tokyo, con l'indice Nikkei che ha perso oltre il 7%, con enorme preoccupazione da parte degli investitori. Stessa sorte anche per i listini europei. L'indice Eurostoxx 50 ha archiviato comunque l'ottava in territorio globalmente positivo. Bilancio settimanale dunque positivo per gli indici Stoxx settoriali, con i maggiori rialzi registrati al comparto auto, seguito dal recupero delle materie prime, beni di consumo e bancario. Poco mossi i comparti energetico, farmaceutico e telecomunicazioni. Perdono invece terreno alimentare e tecnologico. Sul fronte societario, attenzione a Telecom. Il board della società studia lo scorporo della rete, mentre sembra essersi raffreddata la pista che avrebbe portato all'integrazione con Tre Italia. Moody's rimarca come i risultati deludenti di Telecom Italia nel primo trimestre riflettono le difficoltà che il gruppo sta attraversando nel raggiungere la performance prefissata e quindi nel mantenere il suo attuale rating. Per l'agenzia un'ulteriore pressione verso il basso potrebbe svilupparsi qualora il colosso delle telecomunicazioni non mantenga l'obiettivo di riduzione del debito e i suoi i ratio finanziari non migliorino gradualmente in linea con il piano. Enel intanto prepara un bond ibrido da 2 miliardi che dovrebbe essere collocato nel prossimo giugno. Il presidente del Consiglio, Enrico Letta, al suo primo vertice europeo a Bruxelles, ha puntato i riflettori sulla disoccupazione giovanile con i colleghi europei, proponendo con successo che il prossimo summit di fine giugno si incentri proprio sul tema della disoccupazione, che è diventato, come ben sappiamo, l'incubo del nostro tempo. Anche la Germania riconosce l'importanza dell'argomento, ha detto Enrico Letta, annunciando che, su proposta del cancelliere tedesco Angela Merkel, a luglio i ministri del lavoro dell'Unione Europea si riuniranno a Berlino per un consiglio straordinario sulle misure contro la disoccupazione giovanile. I futures sugli indici continentali registrano in Europa globalmente variazioni contenute sulla parità, in linea con quanto registrato fino a metà di settimana dai listini asiatici. Sono stati diffusi i dati relativi ai prezzi della produzione tedesca, che ad aprile hanno evidenziato una contrazione mensile pari allo 0,2%. Gli analisti si attendevano un calo pari allo 0,1%. La ripresa dell'economia statunitense verrebbe messa a rischio se la Federal Reserve riducesse la portata del piano di stimoli attualmente in vigore. Lo ha affermato con forza il presidente della Fed, appunto Ben Bernanke, nel corso della tanto attesa audizione al Congresso USA. Una prematura stretta sulla politica monetaria potrebbe condurre un temporaneo rialzo dei tassi di interesse, ma comporterebbe anche il rischio di un rallentamento o di uno stop alla ripresa economica e farebbe anche scendere ulteriormente l'inflazione. Questo è quello che ha spiegato il numero uno della Fed, che attualmente inietta liquidità nell'economia USA per circa 85 miliardi di dollari attraverso l'acquisto di titoli di Stato e ABS. Tuttavia, il ritmo dell'acquisto degli asset potrebbe essere cambiato sulla base degli sviluppi economici. La crescita economica americana continua lentamente a migliorare, ma il mercato del lavoro rimane ancora fortemente debole, nonostante comunque si siano registrati nell'ultimo periodo dei miglioramenti.
Inoltre, l'economia americana viene frenata dalla politica fiscale e dai problemi fiscali e finanziari in Europa, che hanno messo il freno alla crescita degli Stati Uniti negli ultimi 2 anni, pesando sulle esportazioni e sui mercati finanziari. Tuttavia, dall'estate scorsa, ha ammesso Bernanke, le condizioni finanziarie dell'Eurozona sono in una certa misura migliorata e questo dovrebbe sicuramente mitigare il rallentamento economico nel vecchio continente, riducendo anche l'impatto negativo delle economie a stelle e strisce. La Bank of Japan ha alzato le stime di crescita del paese al termine della riunione di 2 giorni del proprio direttivo. In un comunicato, l'istituto giapponese ha precisato che la congiuntura è tornata a crescere, mentre le esportazioni hanno evidenziato segnali positivi. La Bank of Japan ha deciso dunque di mantenere invariato il livello di acquisto di asset, deciso nella riunione dello scorso 4 aprile. Segnali preoccupanti arrivano dalla Cina, con l'attività manufatturiera che a maggio ha evidenziato il minimo da 7 mesi, registrando così preoccupanti segnali di contrazione. Sul mercato Forex il cambio euro-dollaro si riposiziona sopra 1,2940, dopo essersi depresso ai minimi da 1,5 mesi, scendendo momentaneamente sotto la soglia di 1,28. La struttura tecnica di breve periodo rimane quindi precaria, con i principali indicatori direzionali che si trovano ancora decisamente in posizione short. Difficile quindi per adesso ipotizzare un'inversione rialzista di tendenza. Bilancio settimanale poco mosso per i titoli di Stato dei paesi core, con il Bund Future tedesco che si è mosso lateralmente in area 145. Continua il buon momento per i titoli dei paesi periferici dell'area euro, con la nostra curva benchmark che ha visto a inizio settimana una lieve riduzione dei rendimenti lungo tutte le scadenze. Lo spread BTP Bund a 10 anni è sceso prima a 255 punti base, poi è risalito fino a 271 punti base. Anche il differenziale bonus Bund è sceso a 285 punti base e il rendimento del decennale è tornato sopra il 4,20%. Sul mercato delle commodities la settimana si è rivelata cedente. Il CRB Index ha chiuso gli scambi in calo dello 0,38% per un meno 2,51% da inizio anno. In un grafico su base giornaliera le quotazioni continuano ad avere come prima resistenza la media mobile a 50 giorni passante a quota 289,74 punti e come primo supporto una trend line ascendente di breve passando in prossimità di 282,70 punti. Si conferma in settimana anche la debolezza dei metalli preziosi, con l'oro che ha toccato i minimi dal 18 aprile scorso, sotto quota 1430 dollari l'oncia. Il sentiment sul metallo giallo resta negativo a causa del rally di Wall Street, della forza del dollaro e delle basse aspettative di inflazione. Tale debolezza si riflette anche sull'argento, ai minimi da settembre 2010 e con un saldo negativo del 28% da inizio anno. Il petrolio staziona intorno a 95 dollari al barile, in attesa della nuova lettura sulle scorte EIA. E ora il nostro focus finanza. Questa settimana parliamo della gestione del rischio, come si suol dire nel gergo di borsa, del money management. Con l'espressione money management ci si riferisce sicuramente alla gestione del denaro. Gestione del denaro mirata alla massimizzazione dei profitti e alla riduzione potenziale delle perdite. Si può pertanto definire come il complesso di regole atte alla gestione efficiente del patrimonio finanziario.
Il money management si caratterizza da due ambiti inscindibili tra di loro. Parliamo di risk management e di position sizing. La prima analizza il rischio legato alla posizione assunta sul mercato. La seconda invece individua il capitale da investire in ogni singola operazione aperta sul mercato e la ripartizione del capitale tra i vari asset di portafoglio. La corretta gestione del rischio ha come unico scopo la massimizzazione del profitto e la riduzione al minimo delle perdite, a prescindere questo dal sistema di trading utilizzato. Ogni strategia di money management segue una logica di fondo, costituita da diversi punti fondamentali. Andiamo a vedere ecco quali sono questi punti. Sicuramente la disponibilità di capitali adeguati allo strumento finanziario utilizzato. Il rischio limitato a non più del 2-3% del portafoglio per ogni singola operazione. L'utilizzo dello stop loss dopo aver assunto posizioni sul mercato. Definizione del rischio massimo per il portafoglio, quantificazione del rischio attraverso un corretto calcolo del rischio appunto, conoscenza approfondita del mercato in cui si intende investire e per ultimo chiusura di una parte delle posizioni aperte in caso di profitto. E per oggi è tutto, alla prossima settimana. Grazie.